Salotto Blu vi è offerto da Cristina, Pellicce ed altre idee, Mildola via Teodorano 9. Se avete dei problemi nel salire le scale, chiamate subito la ditta Ferniani Luciano di Castel Bolognese. Poltroncine mobili, mini ascensori, servoscale. Telefono 0546 65 11 36. Centrale del Latte di Cesena, dal 1959, il buono della tua terra. Grazie di essere con noi, Salotto Blu, molte grazie di essere tornato a trovarci. A Damiano Zoffoli, parlamentare europeo, credo, non vorrei dire una sciocchezza, mi aiuti, l'unico in Romagna? C'è anche un parlamentare del gruppo dei Verdi adesso, di Rimini. Ah, ok, sì, quindi, sì. Siamo in due. Adesso, beh, meglio per la Romagna. Certo, no? Certo. Orgogliosamente cesenaticense. Nato e vissuto da sempre cesenatico. Già sindaco a Cesenatico. Esperienza meravigliosa, straordinaria. Molto votato, devo dire, perché lo ricordo. Un grande onore. Odontoiatra. Esatto, laureato in medicina e poi ho fatto per tanti anni. Perché io ho visto alcune foto, calcolando la moglie e le figlie, largamente il meno bello della famiglia. Questa è la cosa più vera di tutte. Sono orgoglioso anche di mia moglie e delle mie figlie. Ho scandagliato Facebook e lì si vede a occhio. Lì non, non... Senta, dottore, sua moglie ha molto migliorato la generazione. Certo, ha dato un contributo determinante. E quindi, allora, un caro saluto a sua signora e un abbraccio alla sua ragazza, che hanno più o meno l'età della mia figlia femmina, quindi capisco... Esatto. Insomma, sono... Uno contro tre, esatto. Beato fra le donne. Esatto. Senta, che aria tira Bruxelles? Beh, Bruxelles tira un'aria di preoccupazione da un lato. Abbiamo visto proprio Bruxelles anche l'altro giorno, certo. È stato un po' vittima sostanzialmente di un attentato terroristico. Ma vivendo questa esperienza, io sono un poco più di due anni che frequento il Parlamento europeo a Bruxelles, Strasburgo, mi sono reso conto come quello sia il punto, il nodo decisivo, cioè tutte le vicende mondiali, le preoccupazioni, i problemi che noi viviamo a casa nostra, Cesenatico, Cesena, Forlì, a Bologna, nei nostri territori hanno una dimensione che ci supera ampiamente, per cui noi le viviamo, l'insicurezza, la paura, l'incertezza, disoccupazioni, cambiamenti climatici, l'immigrazione, no? I profughi negli alberghi, nelle nostre case, e quindi tutte queste preoccupazioni trovano una soluzione a quel livello, minimo, cioè a livello europeo, quindi direi che quello è l'Europa è veramente il cruciale per affrontare queste sfide. Senta, il parlamentare europeo, mi aiuti dottore, come si chiama? Onorevole? Dal punto di vista formale, come va a chiamare? Non mi sono mai posto il tema, europarlamentare di solito, certo, si dice, sì. Poi comunque. Però, senta, comunque io mi chiamo Damiano. No, ho capito questo. E quello rimane, sa, ieri, oggi, domani. Sa, se proprio la volessi far contento, sono sicuro che la sarei contento. Sa come la dovrei chiamare? Sindaco. È vero. Vero che è una grande verità. Perché che lei, l'aver fatto il sindaco per lei è la cosa più bella della vita. È vero. Allora, senta, la chiamo sindaco. Tanto l'attuale sindaco di Cesenatico. Matteo? Sì. Non si offende, no. Tra l'altro, io con lui qualche sera fa, la presentazione di un libro, è un ragazzo giovane molto... È vero. Adesso la chiamo sindaco in questa trasmissione. Senta, vediamo... Scorriamo qualche immagine di cui disponiamo.
Oh, qui, questa però è la copertina di una pubblicazione, se non vado errato. Sì, ecco, io ho sempre avuto questa abitudine, cioè di rendicontare il mio lavoro. Cioè, io credo che, soprattutto oggi, no, l'Europa è lontana, è un progetto sconosciuto, per cui devi trovare il modo. Per me, da una parte, è un dovere, ma anche una necessità. Cioè, come... E quindi in questo breve opuscolo c'è scritto un po' quello che ho fatto, semplicemente le mie presenze, di che cosa mi sono occupato, le attività che ho organizzato. Quindi è il report che, è quello l'immagine, era il momento del voto a Strasburgo nell'aula, quindi è il momento clou, perché poi tutte le nostre discussioni si riassumono poi in un certo momento in un pulsante rosso, bianco, verde, quindi la politica arriva a quel punto lì. Senta, quando lei era consigliere regionale, e fu un consigliere regionale votatissimo, lo ricordo, no? Quando lei veniva a Salotto Blu, le chiedevo, senta, ma sta regione non è un po' lontana dai cittadini? Adesso in Europa, no? Non è un tema, po' lontana l'Europa? È vero, è lontana e soprattutto... è proprio è sconosciuto, cioè le istituzioni europee, infatti io insisto, incontro spesso due categorie di persone che sono i miei preferiti, i ragazzi, i giovani, che ho invitato anche al Parlamento con i loro educatori, i loro insegnanti, perché spesso i giovani noi li trattiamo come addirittura dei malati, non una categoria da tutelare, da difendere, da proteggere, ma io dico sempre i giovani sono l'energia rinnovabile a costo zero dell'Europa. Certo. No? Quindi i giovani, i ragazzi e gli amministratori locali, perché questi politici locali sono quelli che sono a contatto diretto con i problemi, con il volto delle persone. Ecco, il problema dell'Europa è che non ha un volto. Cioè, quando noi pensiamo all'Europa, chi pensiamo? No, la gente oggi ha bisogno di essere assicurata, dobbiamo recuperare relazioni, rapporti, legami, per cui credo che uno dei nostri compiti sia di avvicinare l'Europa ai territori, e l'Emilia Romagna certamente io l'ho potuto sperimentare, questi territori, verso questi territori c'è simpatia e interesse, perché noi sono territori che nonostante la crisi, la difficoltà, abbiamo conosciuto anche noi la disoccupazione, questa lunga crisi, ma sono territori dove esiste ancora una discreta qualità della vita, poi il turismo, l'agroalimentare, cioè questi due filoni importanti della nostra economia ci ha fatto conoscere ovviamente in Europa e in tutto il mondo, per cui quando la gente sente la mia essere romagnola, no, che è inconfondibile, quindi individua la mia origine, scatta immediatamente un'attenzione, in alcuni casi addirittura un'invidia. Quindi sì, noi ci lamentiamo a casa nostra, vorremmo essere ancora migliori, più bravi, più attenti, ma attenzione, perché verso questi territori c'è, ripeto, addirittura invidia in alcuni casi. Beh, onestamente, adesso esuliamo dal fatto politico istituzionale. La qualità della vita nostra non è facilmente riproponibile in larghe sacche dell'Europa, o no? Certo, certo. Abbiamo, per esempio, parlare della vita significa parlare di tante cose, no? Soprattutto il tema dell'occupazione, prima dicevo del turismo. Ad esempio l'alimentazione, no? I prodotti certificati DOP e IGP. Siamo la prima regione in Europa per numero 44 adesso, e dietro a quei prodotti c'è una tradizione, una cultura, uno stile di vita. È per questo che noi dobbiamo far vincere l'Europa dei territori, delle persone, non l'Europa come piattaforma commerciale, no? Dove si comprano e vendono magari dei prodotti creati o prodotti da un'altra parte. No? Quindi al centro dell'Europa ci deve essere la vita, quindi la nostra gente, le nostre città, il mondo delle piccole e medie imprese, no? Che sono il 98% dell'imprenditoria europea. Quindi questa è l'Europa creativa, no? È l'Europa che può veramente competere nel mondo, naturalmente, ad armi pari. Ecco, il tema
non è apertura e chiusura. Se noi ci chiudiamo siamo morti, no? Noi abbiamo bisogno di energie, importiamo il 50% delle materie prime che ci servono, quindi dobbiamo competere. Il tema sono le regole, ecco, avere delle regole alla pari, penso alla Cina o alle grandi potenze emergenti economiche, cioè delle regole che ci permettono di competere. Ci fermiamo. Fermiamo un paio di minuti, guardiamo insieme gli spot delle aziende che ci consentono di essere qui, poi torniamo in questa. Certo. Poi parliamo anche un po' di cosa può fare l'Europa, come anche no, nel contesto globale, certo, se lei è d'accordo. State con noi. Siamo in compagnia di Damiano Zoffoli, parlamentare europeo. Il riferimento politico è quello del Partito Democratico, ovviamente, del quale partito fra un po' parliamo, però vorrei assieme a lei scorrere un'altra immagine. Qui dove siamo? Ah, siamo in aula a Strasburgo, di fianco a me c'è Zemek, che è un polacco, e poi l'ex ministro Zanonato, perché noi siamo seduti in aula in ordine alfabetico, e quindi non per nazionalità, ma in base ai gruppi di appartenenza è in ordine alfabetico, per cui 2Z di fianco Zoffoli. Senta, a proposito di quello che lei combina là a Bruxelles, mi è corsa voce, sentiamo, che lei si sia iscritto all'Interclub del Parlamento Europeo. È pura verità, nel senso che io... Scusi, le sembra una cosa sensata? Molto iscriversi sensata. Lei lo sa che l'Inter è quella squadra con le strisce nerazzurre? Io sono una persona che non ha mai nascosto le sue passioni, no? Io ho sempre vissuto, ma anche la politica tutto sommato, che pure adesso è diventato un impegno totalizzante, per me in vita mia non immaginavo mai di vivere l'esperienza addirittura al Parlamento Europeo, ma fondamentalmente con una passione, no? Per cui uno si deve appassionare di una cosa e poi ci deve metterli, io dico sempre, la testa, quindi un po' di intelligenza, di quindi pensiero. Adesso ultimamente il cuore, la passione e le scarpe. Quando voglio dire le scarpe intendo dire territorio, cammino, sì, vicinanza con la gente. Quindi, no, l'Inter mi ha accompagnato, diciamo, nella mia infanzia in avanti, e con gli alti e i bassi. Quindi in questo momento lei è appassionato a Medele, a Brozovic. Ma guardiamo avanti. Che è meglio? No, andiamo avanti. Naturalmente scherziamo un po', facciamo un abbraccio a tutti gli interisti, certo, però la domanda che voglio farle è questo modo anche di vivere diversamente il Parlamento Europeo, cioè voi vi incontrate anche per vedere qualche partita di calcio? Certo, sì, sì, c'è un club, un bar, soprattutto i turni infrasettimanali di campionato, finito, noi abbiamo un orario, il mio orario è questo, io entro in Parlamento alle 8:30 del mattino e esco alle 8:30 di sera, quindi Parlamento è una città, sono, certo, 15 piani, sì, quindi c'è la mensa all'interno, tutta l'attività delle commissioni, quindi 12 ore di lavoro sostanzialmente, e poi quel che rimane è un'ora o due quando capita anche la partita dell'Inter. Senta, non c'è trasmissione televisiva che non veda questa affermazione: basta con l'Europa delle banche, l'Europa dei poteri forti. Voglio capire da lei, che non è nato potere forte, perché se non vado errato, non vorrei dire una sciocchezza, ma me ne occupai quando lei era consigliere regionale, lei è figlio di contadini, mi sembra. Figlio orgoglioso di contadini, 3 ettari e mezzo, quindi coltivatore diretto, 5 figli, l'essenziale. Educazione, formazione. Quindi lei non è nato potere forte. Assolutamente. Questo l'abbiamo circostanziato. La domanda è questa: che percezione ha lei là di questa idea dell'Europa, diciamo, ripeto, dei banchieri o dei poteri forti? Sì, beh, intanto noi bisognerebbe che ci mettessimo d'accordo su un punto, no? Che quando parliamo dell'Europa parliamo di noi, perché noi, spesso per noi l'Europa è un soggetto altro da noi, esterno, con cui appunto contrattiamo, zero virgola, i bilanci, l'Europa, il gendarme dei conti pubblici che ci opprime, ci obbliga, i regolamenti, la burocrazia, no? Ma l'Europa invece sono le persone, sono gli europei, quindi siamo noi, quindi noi siamo un pezzo di Europa. L'Europa è nata su un'idea, l'altro giorno è morto Kohl, uno dei grandi dell'Europa, no? Lui addirittura a un certo punto ha unito la Germania,
ha perso le elezioni, quindi ha guardato non all'interesse immediato, no? Come purtroppo spesso la politica è schiava del consenso, ma veramente ha guardato alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni. Quindi questi grandi fondatori, penso Schuman, De Gasperi, cioè noi italiani siamo fra i fondatori, sei paesi fondatori dell'Europa, certo è nato il primo nucleo dell'Europa, è la comunità del carbone e dell'acciaio, quindi l'Europa è nata su anche degli interessi specifici, concreti, l'energia, l'acciaio, ma dietro alla CECA, no, la comunità, cosa c'era? C'era l'idea della pace fra gli europei, perché mettere assieme l'energia, quel tempo il carbone, e l'acciaio con cui si fanno anche le armi, fra l'altro, significava creare le condizioni perché gli europei dopo due conflitti mondiali non entrassero di nuovo in guerra fra di loro. Quindi ecco, l'idea dell'Europa è un'idea di pace, di tolleranza, di parlavano, destino comune, casa comune, l'Europa come casa comune. Io ricordo spesso le parole del grande Papa Giovanni Paolo II che quando, dopo la caduta del muro di Berlino, disse: con le pietre dei muri abbattuti costruiamo la casa comune europea. Quindi c'è un progetto, una grande idea. Naturalmente questa grande idea si accompagna anche con degli interessi concreti, con la vita concreta, per cui ecco, a questo punto con il mercato comune, ecco, l'importante è che questo elemento del mercato, dell'interesse commerciale, non sia disgiunto dalla prospettiva politica, che la politica, che ha il compito di guidare, di indirizzare l'economia, non ne diventi schiava e succube. Il che ci porta a un ragionamento Zoffoli del tutto diverso rispetto al suo mandato quotidiano, che pure è importante, ed è la sua opinione attorno a questo tema che è grande, e cioè: la politica oggi è in grado, non dico di guidare, ma almeno di contemperare interessi molto forti, le grandi multinazionali, il sistema bancario, il rapporto tra il cittadino utente, il cittadino acquirente e queste grandi company di carattere internazionale? Beh, è evidente che la politica è in difficoltà. La politica ha un compito di costruire fiducia e speranza. Quello che manca purtroppo nelle comunità di oggi spesso è la fiducia, no? La speranza, quindi manca la politica sostanzialmente, la politica esiste per questo, no? E spesso si dice la globalizzazione, cioè questa idea che poi è anche una realtà, no? che il futuro ci sfugge, no? Che c'è qualcuno lontano, più grande di noi, che decide anche per noi. È vero, noi oggi il panorama è cambiato, la sfida, la competizione è a livello mondiale, quindi prima facevo un riferimento specifico all'Europa, perché noi abbiamo bisogno oggi più di ieri dell'Europa? Perché da soli, penso all'Italia, ma penso anche ai tedeschi, no? Che comunque sono la potenza economica più forte dei 28 oggi, domani 27 paesi europei. Cioè da soli non rischiamo di diventare marginali. Io uso anche una provocazione, ma fino a un certo punto. Cioè noi europei abbiamo un problema di fondo. Siamo appena il 7% della popolazione mondiale. Quindi pensiamo di essere il centro del mondo, ma il 93% dell'umanità non vive in Europa. E poi siamo tendenzialmente vecchi. Abbiamo un'età media di 45 anni. Ora siamo pochi e tendiamo ad invecchiare. Se ci dividiamo fra di noi, rischiamo di diventare, io ripeto, il museo del mondo, cioè che fra 20, 30, 40, 50 anni la gente verrà in Europa per vedere le nostre bellezze artistiche, culturali, sostanzialmente il nostro passato, ma rispetto a questa competizione mondiale, no? Prima citavo la Cina, gli Stati Uniti, cioè tutta, il Brasile, cioè tutte le grandi potenze emergenti, l'est asiatico, cioè rischiamo veramente di non, cioè il problema dell'Europa è uno solo oggi, è troppo piccola coi grandi e troppo grande coi piccoli, cioè coi piccoli, con la gente, rischia di diventare questo soggetto grande, no? Lontano, oppressivo,
e con i grandi del mondo, le grandi potenze, spesso perché non è unita, rischia di essere troppo piccola e ininfluente. Quindi se noi vogliamo avere un futuro, ma penso alle mie figlie, a noi, noi romagnoli, noi emiliano romagnoli, dobbiamo puntare a tenere unito il nostro territorio con la prospettiva europea. Onorevole, ci fermiamo per l'ultima volta, poi torniamo su questi temi ed altri che sono così interessanti. State con noi. Siamo in compagnia di Damiano Zoffoli, europarlamentare, già sindaco a Cesenatico, già consigliere regionale votatissimo, insomma una persona simpatica, fra l'altro un odontoiatra, no? Certo, questa è la mia... Prevenire è meglio che curare, no? Sì. Questo vale anche per la politica. Sì. Quindi lei è un medico di partenza. Sono un medico, si è laureato in medicina. Ma sto pensando, scusi, se vado dentro la sua famiglia, mi perdoni, però sto pensando veramente... ai suoi genitori, dei contadini, contadino, sì, il termine sì, contadino ha capito. Coltivatore diretto della terra. In che senso terra, lo utilizzano? Sì, sì, no? Sì, sì. Con un piccolo appezzamento di terreno, 5 figli, li fanno studiare tutti, uno diventa medico, insomma, voglio dire, sì. Insomma, credo che abbiano avuto da fare. No, i miei genitori sono ancora tutti e due vivi e stanno bene, insomma, e quindi la cosa è... Soprattutto. Senta un po', ma la sua mamma, che me la immagino piena di buon senso. Scusi se mi permetto. Mia mamma è di San Vittore, di Cesena. Ah, sì, sì. Sì. Non avrà detto a un certo punto, ma scento un po', a tu fat stugè, a tu fat vintè tutor, adesso tu diventè sendic, ma senti la testa. Ma. Non l'ha detto questo. A dire il vero, diciamo, è stata la famiglia che poi che mi ha trasmesso quest'idea dell'impegno sociale e politico. No, perché mio babbo mi diceva, guarda Damiano, quando ero un ragazzino, studia, impegnati, però ricordati che la casa ha delle porte e delle finestre, cioè al di là della tua famiglia e della tua professione ci sono anche gli altri, c'è un mondo. E lui mi ha in qualche modo inserito un po'... Quando ero ragazzino mi invitavo a qualche riunione, a quei tempi eravamo ancora alla Prima Repubblica, c'erano i partiti della Prima Repubblica e soprattutto ho fatto una bella palestra con quella che poi è diventata mia moglie come educatore di gruppi giovanili, di ragazzi, nell'esperienza insomma, sostanzialmente dell'oratorio e quant'altro. Certo. E quella è stata una grande palestra. Certo. Vediamo un'immagine. Questa che cos'è? Ah, quella è praticamente, quello è l'ingresso principale in alto del Parlamento che è intitolato da Altiero Spinelli, certo. Quindi un grande italiano. Fondatore. E le altre due foto invece sono l'interno del Parlamento, questi sono dei gruppi in visita, sono ragazzi con i loro insegnanti, io ospito regolarmente delle comitive in visita perché e gli faccio vedere, diciamo sto con loro, li accompagno, gli faccio vedere dove lavoriamo, cosa facciamo, faccio incontrare dei funzionari del Parlamento, questa è un'immagine certo. Dentro al Parlamento e quindi è un modo per avvicinare appunto l'Europa alle persone. Senta, io so che nel suo mandato lei si è occupato con particolare attenzione dei giovani, perché? Beh, intanto io ho aderito ad un intergruppo, cioè noi parlamentari, oltre che... Ah, guardi, infatti, guardi, il nostro regista cosa ha trovato. Sì, ne avevo anch'io una copia, sì. Nel senso che... Niente, è un opuscolo semplice che ho pubblicato, dove ho voluto raccogliere un po' tutte le opportunità, l'altra faccia della medaglia, cioè quello, l'Europa di solito appare come quell'entità oppressiva, no? Che ci obbliga... Io ho voluto far vedere l'Europa delle opportunità, cioè quanti sono i giovani in Europa, cosa fanno, senza tacere le difficoltà, penso tutto il tema, il dramma della disoccupazione giovanile, ma anche le opportunità, tutta la storia di Erasmus che compie 30 anni quest'anno, il grande progetto europeo che ha permesso milioni di ragazzi, di giovani, l'altro giorno dicevano che grazie ad Erasmus sono nati 1 milione di europei, cioè questi incontri ha generato addirittura la vita, cioè questi ragazzi che sono andati a studiare, a fare volontariato, a imparare
imparare la lingua. Poi hanno stabilito relazioni e rapporti che sono, si sono consolidati, eccetera. Quindi c'è e ci sono tutte le opportunità che l'Europa dà per studiare, lavorare, fare degli stage. Quindi, senta, vado un po' alla politica. Mm. Lei là da Bruxelles l'ha saputo che l'8 di dicembre il PD ha perso il referendum? Si è saputo, è arrivata anche forte quella voce lì. Io ho fatto una battaglia convinta per il sì, quindi sono sì. Fra gli sconfitti del referendum. E mi dispiace molto perché quella era una grande opportunità per l'Europa di consolidare, a mio avviso, un ruolo. No? C'è un dibattito attorno ai governi Renzi, alla figura di Renzi, può piacere o non piacere, però è indubbio che l'Europa ha posto dei problemi veri, tipo proprio prima si diceva lo zero virgola, la burocrazia, cioè ha incominciato a dire prima dello zero virgola c'è la persona, c'è il tema dei nostri giovani, della disoccupazione, quindi attenzione Europa, mettiamo in ordine i conti, ma creiamo sviluppo, investimenti, altrimenti l'Europa diventa un nemico, non un alleato dei popoli e della gente. Quindi un'idea di un'Europa attenta alle persone, al lavoro, alla crescita, il tema purtroppo di grande attualità dell'immigrazione, cioè noi abbiamo posto quello che è sotto gli occhi di tutti, che non è un'emergenza, che non sarebbe un fenomeno che sarebbe durato nel tempo e che soprattutto è un tema europeo, non è italiano, cioè questi profughi arrivano in Italia, ecco, però, che siamo una penisola e quindi arrivano qui. Io le devo fare questa domanda, onorevole, che è quella che le farebbe No, volevo solo dire che però il referendum, un esito diverso del referendum, ci avrebbe consegnato, a mio avviso, un'Europa più forte in Europa. Un'Italia più forte. Senta, però, in questo momento, chi la sta ascoltando, da Bologna, Ferrara o da Rimini, a qualunque partito si riconosca, mi suggerirebbe, chiedi all'onorevole se in Europa questa percezione dell'Italia che non ce la può fare da sola, no? Con il flusso dei migranti, è una percezione che c'è o qui fanno finta di non sentire. Insomma, è questo il punto. No, questo è l'Europa, su questo si gioca veramente il futuro, la credibilità, no? Perché è evidente che questa sfida, cioè molti di questi immigrati profughi arrivano in Italia per ragioni geografiche, ma addirittura scelgono altre mete, penso al nord Europa, eccetera. Quindi l'Europa, dicevo prima, è nato su un presupposto di solidarietà, cioè se ognuno pensa di salvare se stesso a danno o a dispetto degli altri, uso un termine provocatorio, ci affoghiamo tutti. Cioè questa è una questione che durerà nel tempo, prima l'ho spiegato anche le ragioni, l'età, l'invecchiamento, le dinamiche demografiche, i cambiamenti climatici, l'insicurezza, il terrorismo, per cui noi dobbiamo organizzare e anche le regole dell'accoglienza, perché adesso Dublino prevede che a farsi carico di chi arriva in Europa deve essere lo Stato dove il migrante appunto approda sostanzialmente. E quindi questa è una regola che si sta discutendo e che va cambiata. Però c'è da dire anche un fatto, grazie all'azione dell'Italia certe cose stanno cambiando troppo lentamente, ma cioè, la Commissione l'altro giorno abbiamo letto ha sanzionato quei paesi, quindi sanzionato vuol dire incominciare su un terreno che è comprensibile a tutti, tu non accogli i profughi, noi ti tagliamo i fondi, cioè perché tu non puoi usare l'Europa come un menù alla carta dove tu ti scegli quello che ti fa comodo e quello che ti piace, no? Quindi c'è un dare e un avere, per cui questo passo, che è un passo non di poco conto, cioè a quei paesi che non si fanno carico della loro quota di immigrati, d'ora in avanti vedranno tagliati i finanziamenti da parte dell'Europa. Mi dispiace un fatto, e lo voglio sottolineare, che penso all'Ungheria e alla Polonia in particolare, paesi dell'est che godono di buoni finanziamenti europei,
di tutela e protezione da parte dell'Europa, hanno ancora una paura matta di Putin e di quello che è stata l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, quindi godono dei benefici dell'Europa e di fronte ad una crisi, ad una difficoltà, ad una necessità, abbiamo visto che atteggiamento, muri, barriere, e quindi se diciamo, gli argomenti della convinzione non servono, bisogna usare quelli dell'economia, quindi non accetti i profughi, ti tagliamo i finanziamenti. Onorevole, siamo purtroppo alla fine del nostro appuntamento, io le chiederei di metterci in scaletta di tornare qua, presto, quando la sua agenda glielo consentirà. Sappiamo, certo, sappiamo che è via spesso. Passerà le vacanze a Cesenatico? E dunque, devo ancora organizzarle con mia moglie, perché le vacanze... Cioè, deve ancora prendere ordine. E soprattutto ho un appuntamento importante in famiglia. A settembre si sposa mia figlia. Oh. Quindi, sai, quando c'è un matrimonio alle viste, un po' la concentrazione, l'obiettivo è quello. Quindi noi ho l'idea, l'impressione che il nostro agosto sarà legato a questo appuntamento. Straordinario, meraviglioso. Questo bellissimo appuntamento, per cui noi facciamo un abbraccio a sua figlia. Qual è, come si chiama la figlia che si sposa? Beatrice. Noi a Beatrice facciamo, tra l'altro ha un nome, tra l'altro, no? Di origine dantesca. Tra l'altro si è laureato su una tesi su Dante. Ma guarda un po'. Sì, guarda. Perché è la passione della vita. Ma guarda un po', quindi come posso dire? Cioè, è innamorata sicuramente del suo futuro marito, ma di Dante l'ho sperimentato, l'abbiamo visto. Poi ha qualità umanistiche come la mamma. Fortunatamente ha preso tutto dalla mamma. Tutto dalla mamma. Beatrice, sì. Siamo tutti con lei. Senta, onorevole, ci siamo permessi di scherzare. Ma scherzo, ma questo è il che. Così deve essere. Senta, noi però, lei allora, appena può, ci torna a trovare. Volentieri. Così facciamo un po' il punto su alcune di queste grandi tematiche che anche quest'estate avranno... Che ho l'impressione che non si esauriranno nella pausa estiva. Assolutamente. Grazie, alla prossima. Grazie a voi. Sapete che andiamo in onda tutte le sere alle 23, qui c'è un profilo Facebook, è il mio, ma se chiedete l'amicizia è un piacere, lo utilizzo di fatto un po' per anticipare i temi e le idee dei personaggi che vengono a Salotto Blu. Comunque state sempre con noi. Grazie.